Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 16 dicembre. Oggi la Chiesa Ambrosiana commemora l'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Così fu generato, lettura del Vangelo secondo Matteo, così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Ecco allora l'annuncio a Giuseppe. Giuseppe ha una parte importante. Egli infatti è lo sposo di Maria. E anche se Gesù non è fisicamente, carnalmente figlio suo, è legalmente figlio suo. Egli infatti dà il nome a Gesù e fa sì che Gesù sia discendente di Davide. E grazie al sì di Giuseppe si realizzano le promesse di Dio. Appunto, ti darò la promessa che fece Davide, ti darò un tuo discendente che sempre regnerà sul trono. Quelle promesse che anche l'angelo aveva ribadito. Siederà per sempre sul trono di Davide, suo padre, ed il suo regno non avrà fine. Ecco allora, contempliamo l'obbedienza di Giuseppe, che l'angelo definisce uomo giusto. Giuseppe suo sposo, poiché era giusto, e che per sua giustizia non avrebbe voluto tenere con sé Maria, ma che obbedisce a Dio e per questo la tiene con sé, rispettandola e tenendola come sua sposa. Affidiamoci all'intercessione di San Giuseppe ed entriamo nel mistero del Natale, iniziando oggi la novena di Natale, con la volontà di obbedire a Dio. Preghiamo per la pace, preghiamo per le vocazioni. Buona giornata. San Giuseppe, prega per noi.